Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su Little Nightmares 2. Vi ricordo ragazzi che il sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché questa serie possa proseguire, per cui vediamo di riuscire a raggiungere almeno gli 80 like per il prossimo episodio. Effettivamente sono passati un po' di giorni ragazzi da quando ho giocato, registrato, caricato lo scorso episodio, quindi devo rifare un attimino mente locale, ma quello che ben ricordo è che eravamo praticamente approdati in questa città, penso possiamo definirla così, città in cui ragazzi sembrano essere letteralmente svaniti tutti, cioè come se fossero svaniti in un istante nel posto in cui si trovavano. E brutta notizia ragazzi, eravamo arrivati appunto qua in questa scuola, perché si capisce che è una scuola. Tra l'altro qualcuno di voi di sicuro mi ha fatto notare ragazzi che purtroppo ho lasciato indietro qualche cappello, un paio di cappelli, di sicuro anche qualche ombra. Purtroppo è così ragazzi, voi sapete benissimo che il mio colpo d'occhio è una vera merda, per cui io non sarei poi tanto contenta di entrare in questa scuola, soprattutto visto il tono dei quadri che sembra veramente allegro, direi. E infatti i due buchi negli occhi ragazzi di questo quadro indicano sicuramente che qua dietro c'è qualcosa, perché se no non ci avrebbero fatto spegnere la luce. In ogni caso, prima di vedere cosa possiamo fare, direi di dare un'occhiata anche a queste altre camere. Sempre se può essere una nota positiva dare un'occhiata anche alle altre camere, perché questo era visibilmente un dormitorio ragazzi. E ammazza, io sapevo letto a castello ma non sapevo potessero essere anche di 4 piani. Cazzozza, tieni Six, un regalino per te. Oh, l'ha raccolto pure lei, non ci posso credere. Che fai, giochi con me? Giochi con me, pop! Continuo a chiedermi se è positivo fare rumore, ma non lo so ragazzi, qualcosa di strano c'è. Qualcosa di strano visibilmente c'è. Ok, quest'altra porta suppongo sia chiusa. Infatti è chiusa. Non so perché Sixt si stia portando... Ho detto Sixt, tra l'altro. Sixt si stia portando appresso quel cacchio di cubo. Perché te lo porti appresso, piccola? Dammelo qua. No, è mio. Cioè, la sua espressione era del tipo... Scordatelo, pezzo di merda. Questo cubo è mio e resterà mio per il resto delle nostre miserabili vite. Va bene, Sixt. Come vuoi tu, guarda. Intanto io... devo cercare qualcos'altro da fare. Aspettate un secondo, ragazzi. Allora, perché in questo gioco è veramente importante esplorare un po' tutto. E già sono bloccata. No, io continuo a chiedermi perché lei abbia afferrato quel coso e non... e perché non lo lascia, ragazzi. Non mi è molto chiara la cosa, ma... qualcosa vorrà pur dire, almeno credo. Ehi, ti offro in tributo questo cubo giocattolo. Toh! Ok, chi rompe paga? No, tanto qua non c'è nessuno, vero? Pronto ad accorgersi che ho fatto un danno. Ok, no buono, direi no buono affatto. Qualcuno era legato qui e dentro questa valigia, ragazzi, ci sono strumenti che si capisce benissimo sono di tortura, va bene? E ci sono delle scarpe, che sembrano scarpe di bambino ovviamente, e questo affare può cadere sicuramente sotto il nostro peso. Vieni tesoro. Vieni tesoro, vieni qua. Forza.
Op, op. Cadrà? Forza, Six. Ok, insieme. Insieme? Sì. Ok. Va benissimo così, Six. Gioco di squadra. Io ti chiedo scusa se sono un po' diffidente, ma non sono diffidente nei tuoi confronti. Sono diffidente un pochettino per il resto del mondo, perché continua ad essere tutto alquanto misterioso, enigmatico. Qualcosa non va. Puzza tutto grandemente di merda. Eh? Cioè, è chiaro il concetto, vero? Io spero vivamente di sì. Mi avvicino un po' a questo perché mi tappa il monitor, mannaggia meu. Ok. Ok, questa posso aprirla. Ammazza. Grazie, Six, per il tuo preziosissimo aiuto. E bravo, Gino! Non ci dimentichiamo come abbiamo soprannominato il nostro piccolo amico. Con la gentile concessione di Sniper Pix. Prego. Scusate. Cosa cacchio era quella cosa? Quell'ombra? Che ha deformato una qualche sua parte del corpo e credo proprio fosse il collo. Tra l'altro, è quello che stavo per dire. Continuo ad essere un po' diffidente perché è palese che qui qualquadra non cosa. Ed era altrettanto palese che non saremmo stati umanamente soli qui. Capisci, Six? Ma allora perché sono evaporati tutti, tranne questa gente qua? Cioè, c'era Saccomen, adesso c'è quel coso a cui penso di sicuro troveremo un soprannome. Ma con questo non ci posso fare niente, non ci posso saltare, non lo posso spingere, non gli posso fare un cazzo. No, niente, vabbè, come non detto. Quello che, di cui ho più paura... Grazie. Ok. È uguale alla... È una delle trappole di Kevin di Mamma ho perso l'aereo. Six, spostati. Ah! Mi ha preso sul naso. Ok. In quel caso ci ha preso la testa, ce l'ha sfondata, ma... Quello è un altro paio di maniche. Cos'è sta roba qua per terra? Che cazzo era? Quello sì era un bambino, ragazzi. Quello sì era un bambino vero, non era un'ombra. No, no, no. L'ho visto. L'ho visto con questi occhi, signore e signori. Non mi venite a dire di no, perché io ho visto che era vero. Ho visto che era vero. Ondo cazzo, vai, merda. La carta si butta e possibilmente fate la raccolta differenziata. Ma che è sto rumore? Oh, qualcosa sta per accadere. Sicuramente qualcosa di brutto. Ma che cazzo, ma ce l'avete, oh? Hanno disseminato di trappole questa scuola. Bene. Bravi ragazzi. E zio, dove vai però, eh? Magari te vorremmo fare un paio di domande. Non devi aver paura di noi. Che è quella cosa là in fondo? Piano. Piano, vogliamo farci sentire. Che cazzo era? Vogliamo farci sentire. Six, aiutami, dai. Fammi salire. Fammi salire. Vogliamo farci sentire da tutto l'edificio. No, dai, ci deve essere un modo per salire là sopra. Qualcuno ha chiuso quella botola. Non aprite quella botola. Invece sì, io voglio aprirla quella botola, cazzo. C'è sta niente da fa.
Non è possibile, dai, non è possibile. Dovete permettermi di aprire quella botola. Dovete permettermelo, bastardi, animali, che non siete altri. Perché non me lo permettete, bastardi? Ma mi sono buggata, no. C'è qualcosa che mi sto perdendo, ragazzi. Lo so, ma non vedo. Gli posso lanciare un rotolo di carta igienica. Magari si è chiuso, se stava a cagà sotto. Ha detto un po' di privacy, no? No. Va bene, c'è qualcosa qua che potrei fare, ragazzi. Mi rendo conto, ma che non capisco come devo fare. E a questo punto, che cazzera. Continuo. Ecco, questa è un'altra trappola, signori. Ti mortacci desoreta. A te, chiunque abbia messo ste trappole di merda. Vi rendete conto che potreste uccidere qualcuno? Oh, e quel qualcuno mi risponderà: è proprio quello l'intento. Ah. Allora, a parte che questi continui... Six, attenta dove metti i piedini, per favore, perché... Op! Conviene fare così. Che bastardi! Che bastardi! Che bastardi! Non ci posso credere! Sapevano che qualcuno avrebbe deciso di saltarlo. Ma vi rendete conto che bastardi? E quindi l'hanno messa nella... No, vabbè, raga, questa è stata... una genialata. Ai, vi assicuro che fa male e sono già due volte che mi succede. Senza parole, raga. Senza parole. È chiaro che la devo far scattare. Op! Per far passare poi Six. Per cui, sta buona, zia. Ma come? Siete delle merde, deve funzionare. Deve funzionare, su. No. Eccolo là. Ouch! E siccome non c'è due senza tre. È una grandissima presa per il deretano. Mi state prendendo per il culo. E dai su. Non posso perdere tre ore solo per fare questa cosa. Ma non va. Ah, forse mi devo semplicemente abbassare. Sono una cretina, ragazzi. Sono una cretina perché perdo tempo anche quando non è il gioco a volermi fare perdere tempo. Infatti. Brava giocherina. Ci sei arrivata. Andiamo, Six. Quello di cui... questo continua a scappare. Ma li mortacci tu, la smetti di scappare. Non vedi che siamo dei poveracci pure noi? Cioè, siamo uguali noi e te, eh? Oddio, io continuo ad avere il terrore, ragazzi, a questo punto, veramente, di andare in giro. Mi sto guardando anche su. Cioè, sto guardando anche su per vedere se c'è qualche trappola che ci aspetta, ma... secondo me, ragazzi, il tracobetto è dietro l'angolo, Spero cogliate la citazione. L'ho detto volontariamente sbagliato. So che si dice trabocchetto. Sottolineiamo perché magari qualcuno non potrebbe correre in un'ironia. Ma sono dettagli, sono dettagli. Perdon? E questi chi sono? Ma io t'ammazzo. Come avete osato prendere Six? Restituitemela, bastardi! Vi è qua, merda. Non sono bambini veri. Sono un ragazzo vero! Non sono bambini veri. Di che sono fatti? Di ceramica? Che cazzo? Infatti alcuni ragazzi di quei mostriciattoli avevano la testa spappolata, cioè spaccata. Ok, qua c'è una trappola. È una ciappola! Non lo posso lanciare il martello, vero? Ouch! Evidentemente la cosa prevede che non prenda pure io il secchio dritto in testa. I conti tornano. Ok, da una certa soddisfazione fare questa cosa, ragazzi. Sono stronza, se lo dico. Sono stronza se lo dico. No, continuo a chiedere perché magari qualcuno potrebbe... Cosa?
Allora, è successo, ve lo spiego, che Gino ha colpito un muro immaginario col martello e lo stronzetto se n'è accorto, si è incacchiato, però ha attivato pure la trappola, il cretino. Bravo Gino, tu vai avanti così, Gino, non ti fa fermare Gino. Intanto però io mi sono scordata dei cappelli, mi sono scordata delle ombre, mi sono scordata un po' di tutto. Ma chi gli stava a fare sta rana? Che gli è stato a fare sto cane? O sento male, o sento, ma... A parte tutto, c'è qualche luogo nascosto, qualcosa? Sicuramente già lo so che me lo sto a perdere, ragazzi, io ve lo ripeto, vi chiedo scusa, chiedo venia in anticipo per questo, ma... Siamo qui non per platinarlo, non per completarlo al 100%, bensì per giocare la storia, ragazzi, ricordiamocelo, non sto facendo completismo, ok? Quindi... So che le ombre sono importanti per avere un finale alternativo. Questo mi avete detto. Mi avete detto soltanto questo, non mi avete detto altro. Però ragazzi, che dobbiamo... Sto cercando di parlare, di finire un discorso. Se non dovessi riuscire a trovarle tutte, che dobbiamo fare, ragazzi? Non ci possiamo fare proprio un bel niente, credo. Allora, questi rumori, continuo a dire che non mi piacciono, non mi sconfinferano. Oddio, che è? Oh shit. Oh shit. Allora qua ci deve stare per forza qualcosa. Cioè perché mettermi a disposizione sti ambienti se non c'è niente che posso prendere? Qua non mi fanno manco arrampicare, raga. Vabbè. Come non detto, questa... Ah, ma avete visto? Scusate ragazzi. Scusa, ma ammazza. No vabbè raga, però sto bug. Bani, bani, mamma mia. Parano i gremlins assatanati. Ma che è? Ok, mi sono fatta vedere come una polla. Ok, sono una deficiente. Questo è chiarissimo. Ma che cosa sei? Una sorta di maestra, che sei? Ok, è chiaro che mi devo nascondere sotto i banchi, ragazzi. Devo cercare pure di non farmi vedere. Per cui facciamo attenzione perché questa si girerà a breve. Potrebbe essere, non essere molto amichevole. Come già abbiamo potuto appurare. Bello il dettaglio che per ora il suo volto sia praticamente oscurato. Lo rende un personaggio alquanto terrificante, direi. Ancora di più. No, non rischio, ragazzi, aspetto. Perché la me... Da assalto mi stava di già... Arriva fino all'altro banco, ce l'avrei fatta, però... La prudenza, signori, non è mai troppa, vero Gino? Ok, lei scriva, eh? Lei scriva che sti bambini hanno proprio bisogno di imparare tante belle cosine. Muoviti, Gino, cazzo. Oddio, ma ha visto la merda? No, dai, ma ha visto... Ok, non serve un cazzo nascondersi. Chiarissimo. Ho cercato la prudenza, mi ha visto lo stesso. Vabbè, per fortuna mi hanno fatto ripartire da qua. Ok, questa è la chiave che ci serve per attivare quella scintilla. Mortacci! Aio. Anche questo fa male. E non è piacevole. Quando ti cade una libreria in testa.
Credo, ragazzi, che dopo aver visto questa... posso dire di aver visto tutto. Io sono abbastanza inorridita, ragazzi. Cazzo, come si fa a non essere inorriditi? Dai, Gino! Dai, Gino! Posso dirlo con una certa convinzione che questo forse è uno degli nemici più orridi che io abbia mai visto fino ad ora nella mia storia da gamer. Io non ho il coraggio di muovermi, ragazzi. Ce l'hanno sempre con sti bambini, ragazzi, eh? È la figura primaria sempre presente, che era presente già in Little Nightmares. Ok, direi di approfittare. Spero di non stare facendo un grosso errore. Ok. Ok, è abbastanza raccapricciante tutto questo. Posso dirlo? Certo, certo, giocherina, che puoi dirlo. Oddio, pure la faccia è orrida. Oddio, adesso mi vede. Oddio, adesso. Oddio, 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 non riesco a vedere. Minchia, oddio, ogni volta che sbatte quella bacchetta mi fa saltare il cuore. Ma dovrò riuscire dalla porta principale, secondo voi? Da qui riuscire? No, ma sentito sta troia! Ragazzi, io sono... cioè, sto provando un raccapriccio per quello che ho visto, che voi non ve lo potete immaginare. Non credo che voi possiate immaginarvelo, davvero. E devo quindi per forza camminare piano, perché sta zoccola ha anche un buon udito. Non so davvero che dire, ragazzi. È orrendo. È davvero orrendo tutto questo. Davvero, davvero orrendo. Ok, aspettiamo, dobbiamo aspettare che torni dall'altra parte, ragazzi, per approfittare. Ok, approfittiamone. Io spero davvero di nuovo che non mi veda, perché, cioè, sinceramente, rimortacci tu e di tua madre, sinceramente spero di non dover più assistere a... a scene come quella cui ho assistito un attimo fa, ragazzi. Voi non avete idea dell'agitazione che ho in corpo attualmente. È veramente qualcosa di incredibile. Veramente qualcosa di incredibile. Non so cosa dire. Mi sto continuando a chiedere dove cazzo hanno portato Six. Ma tu non sei un cosino. Questo non è un cosino, ragazzi. Fa finta di essere un cosino. Ma che cazzo, che cacchio disegni? Direi che è il caso di non farci accorgere. Che cos'ha attaccato alla testa? A me non interessa. Io prendo la spranga. Ecco, prendo la spranga, sto par de palle. Riproviamoci.
Il punto è come faccio a prendere la spranga senza farmi vedere? Forse lo devo attirare in qualche modo? Mi metto a disegnare pure io come un pazzo, così forse magari empatizzi con me e mi lasci andare? Forse, forse no. Proviamo intanto ad allontanarci senza che... ma dobbiamo comunque farlo fuori, ragazzi, perché dobbiamo usare la spranga per poter spaccare la porta. Quindi non lo so. Ci sono? Vieni qua, merda. Te spacco ancora di più la testa. Vuoi? Ancora? Ah, quello è il cappello, se non sbaglio, che forse veniva considerato, cioè veniva utilizzato, ragazzi, a scuola per quando qualcuno veniva considerato un asino. Se non sbaglio, forse ho detto una boiata, ma quel cappello così, ragazzi, non mi è nuovo. E qualcosa significava. Ok. Ammazza, che è sto casino? Che sta da fa? Rumori molesti? Qua c'è gente che studia! Niente la fa, vabbè, non gliene frega un cazzo. Va bene. Andiamo, Gino! Forza, Gino! Ops! Oddio, è lei! Oh! Roba, 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 roba! Raga, vi giuro che non ce la posso fare con quella cosa. Vi giuro, ragazzi, che non ce la posso fare con sta cosa. Rutta pure. Maleducata. Sta picchiando qualcuno, secondo me, ragazzi. Sta prendendo a bacchettate qualche povera anima innocente. Ok, è chiarissimo che dobbiamo cercare di non far cadere questi affari qua, ok? No, ma dai. Sì, vabbè, se poi cado direttamente di sotto. Magari, cara, se spalanchi già le fauci, così ci togliamo ogni pensiero, eh? Questa, ragazzi, è una cosa veramente orrida. Una cosa orrida, ragazzi, vi giuro che faccio fatica a sopportarla, a sopportarne la visione. È una cosa raccapricciante, cazzo. Vi ripeto, io non credo di avere remore a dire che una delle cose più raccapriccianti che io abbia mai visto nella mia vita da gamer, ragazzi, veramente. Allora sto vasetto me lo porto appresso, guarda, quasi quasi, eh. Guarda, così lo poggio qua. Lo poggio qua, guarda. Ok. Io continuo a chiedermi chi è la povera anima che le sta prendendo tantissimo nel Dio ci liberi. Poraccio. Ti sono vicino, amico. Ti sono vicino. Oddio, ragazzi. Devo far cadere quell'asse, credo, eh. Credo proprio di dover far cadere quell'asse. E questa cosa. Ma posso spostarmi? No, non posso spostarmi. Allora, non so se dover correre indietro a nascondermi. Perché sono più in alto, magari la sua testa di merda ci metterà più tempo. I mortacci tua. Ciao zia. Ciao zia, ciao, 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 ciao. Vediamo se il tuo collo di merda si allunga fin qua dentro. Puttana. Ok. Diciamo che abbiamo risolto. Per ora forse non. E che cazzo, ma che è? Oh, era persecuzione. Me lasci in pace, zia. Non vedi che ho da fare?
Non so cosa fare, ragazzi. Ho paura, una paura maledetta, ve lo giuro. Io direi di non rischiare. Aspettate un attimo, fatemi salire qua. Io ho una paura maledetta di sta cosa, ragazzi. Perché il raccapriccio che provo nei suoi confronti è veramente troppo. Pensavo ci fosse un'area segreta. L'anima degli mortacci vostra. Eh? Chiarissimo il concetto? Va bene, io non so che tempo ho, ragazzi. Ho il panico. Ho il panico più assoluto. Se quella mi trova. Ho veramente il panico più assoluto. Dammi il tempo da Gizia, te prego. Ok. Ci caliamo di qua questa volta. Che cazzo. No, 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 no. Ma è dall'altra parte? Dov'è la zoccola? È dall'altra parte. Oh, li mortacci! No! No, 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 no! Ragazzi, è una delle cose peggiori. No, 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 io non lo posso sostenere questo. È orrendo, è orrido, è orrida, è... Cioè, veramente può essere considerato uno dei peggiori incubi che tu potresti mai fare nella tua vita. Secondo me, cioè, uno veramente di quei mostri orrendi che vive nei tuoi incubi peggiori. No, zia, no, 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 no. No, 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 bella di casa. Tieni la testa a posto! Al volo mi ha preso sta puttana. Raga, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Credo di dovermi nascondere. Raga, vi giuro, non posso guardarglielo il collo. Cioè, io non so se voi provate la stessa orrida sensazione che provo io con sto personaggio qua. C'è un qualcosa che non riesco a descrivere e che non provavo veramente da secoli, ragazzi. Ma vabbè, puttana di merda. È una sensazione simile di raccapriccio. Non la provavo da diverso tempo, ragazzi, in un gioco horror, eh. Che questo non so se può essere definito proprio totalmente horror, però è una sensazione, ragazzi, di raccapriccio più unica che rara, veramente. Ok, nascondiamoci dall'altra parte perché sta troia ci segue. Ragazzi, vi prego. Io vi prego di condividere con me. Il vostro disagio. Me dovete dire per favore se provate la stessa orripilante sensazione che provo io vedendo questa tizia qua. Me lo dovete dire per favore, ragazzi. Perché io non so perché mi fa st'effetto, ma è qualcosa di indescrivibile. Allora, su queste librerie... Ah, questa la posso spostare di sicuro, ci sono le strisce per terra. E infatti... Siamo sicuri che la zoccola non ci senta, no? Perché... Visto che ci becca puntualmente. Tra l'altro, dove la devo portare sta roba? Che io me la sto a trascinare appresso, ma... Ah.
Forse alla maniglia. Forse alla maniglia, probabilmente, semplicemente. Niente di troppo difficile. Non ci complichiamo troppo la vita. Siamo sicuri di voler andare di là perché... cioè, io ci ripenserei un attimino. Non è che qua possiamo entrare, no? Perché viene tipo indicato tipo punto di interesse? No, pensavo di potermi arrampicare sul bidone, niente da fare. Devo anche dire, ragazzi, che questa ambientazione è fatta veramente bene. Mannaggia a loro, mannaggia a tutto. Bene. Qua ci serve una chiave. Io non mi spingerei. Cioè io... allora, vista una situazione del genere, no? Che cosa fai? Uno, ti butti giù per le scale sperando che ti si rompa il collo. Due, ti siedi in un angolo e aspetti che arrivi lentamente la morte lasciandoti morire di fame e di sete. Tre, ti riempi la bocca di carta sperando di soffocare. Cos'è sta roba? Perché sembrano pezzi? Questo è un pezzo degli scacchi. Questi sono pezzi degli scacchi. Quello è un pedone. Questa è la regina, ragazzi. La regina, qui sono io. Eh no, la testa di bambino io l'ho vista. Bello. Sia il disegno sul mappino che il quadro del baffino lì. No, questa è la regina. Quella era la torre, ragazzi. Ho detto una grandissima cazzata. Però, se il pezzo di sopra si può smontare, un motivo ci sarà. E io suppongo di potermi appendere anche qua. Hop. Un enigma, signori. Regina, torre, re e re. Quindi qua dovrebbe esserci la regina. Qui c'è il re. Qua ci serve la testa della torre, che è questa, ragazzi, che ci ha permesso di arrivare alla maniglia. Per cui la tirerei gentilmente via. Grazie, ma mi serve, ragazzi. La piazziamo ovviamente qua. Tac. E però ci serve... no, allora, ci serve, ragazzi, raggiungere la testa del re. Per cui devo mettere un attimino questa al posto della regina, perché mi serve la testa piatta per raggiungere la cima del tavolo. È chiarissimo. Infatti. Ok, infatti, perfetto. Eh sì, però Gino, collabora. Ecco, oh, ecco fatto, perfetto. Ce l'abbiamo, signori. Per cui rimettiamo la testa della torre al suo posto. Rimettiamo la testa della regina al suo posto. E la testa del re al suo posto. Ops. Scusate, che rompe paga. E sto disegno? Che animale è prima di tutto? Che è un cane? Che fa la pipì o fa la cacca a spruzzo? Non è chiarissimo. È tutto assolutamente... dannatamente inquietante, ragazzi. Qui abbiamo la chiave che ci serviva. Ma qualcosa... qualcosa... mi dice... che non sarà così facile. C'è questo disegno, ragazzi, di questo animale che è abbastanza ricorrente.
Io tornerei di corsa sotto e... addio! Ciao ragazzi, è stato bello! Continuo a dire, so sicuramente ragazzi che mi sono lasciata indietro delle ombre, delle robe, dei cazzi e dei mazzi. Allora, il rumore che sento in sottofondo di certo non è incoraggiante, però purtroppo il tempo a mia disposizione per oggi è finito, ragazzi. Impressioni su questo gioco? Wow. Wow, secondo me, già da quello che ho visto fino ad ora, l'hanno saputo rendere superiore al primo, ragazzi. Ovviamente aspetto, come sempre, le vostre impressioni. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!